Adriatico Giovanni Cornacchia si affrontano Pescara e Perugia, tre le novità presentate da Baldini, Squizzato, Ferraris e Vergani al centro dell'attacco, rientro ampiamente preventivato tra gli umbri, assenze soprattutto davanti fuori, le prime punte Silla, Marconi e Montevago, ai margini anche Seghetti, Ricci parte dalla panchina tra le linee Di Maggio alle spalle di Polizzi e Bacchin, 3-4-1-2 il sistema di gioco, il minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci. Si comincia così, c'è anche uno striscione appunto per ricordare il grande attaccante della nazionale della Juventus, soprattutto per le notti magiche del 1990 ai mondiali d'Italia. Il fischio d'inizio del direttore di gara, il signor Di Francesco della sezione di Ostia Lido, fa fatica il Pescara nel primo tempo, c'è questa prima occasione però al terzo minuto con Valzania che si inserisce con i tempi giusti, la sua vole fuori misura su cross di Crialese. Sarà l'unica insidia per il portiere del Perugia, gemello classe 2000, scuola Torino, poi soprattutto Perugia. Qui viene graziato Brosco dopo un retropassaggio sbagliato, errato di D'Agasso. Brosco, guardate qui, strattona il numero 7 Bacchini in campo aperto, c'erano gli estremi per il rosso, chiara occasione di gol per l'arbitro, non c'è nulla, mal assistito anche dal secondo assistente, poi il tentativo di Crialese al 41esimo minuto nel corso del primo tempo, maglia numero 16 per l'ex di questa partita, ha vinto il campionato nel 2020-21 in Serie C. Qui ci prova Cisco, l'ex della partita del secondo tempo, gran parata di Plissari che vede all'ultimo momento il pallone, si libera del numero 77 Pierozzi e poi scaglia questo destro che viene frustrato dall'estremo difensore biancazzurro. 59esimo il cross di Crialese, ci prova in spaccata, sempre Balzania con la palla che sfiora la traversa della porta umbra, però insomma gemello era sulla traiettoria. Attenzione qui, la grande opportunità per Polizzi che consegna di fatto il pallone all'esterrefatto, potremmo dire così, Plissari, non gli riesce la giocata a Polizzi, questa è la più grande opportunità creata dal Perugia. Ce n'è un'altra sulla sponda di Angella, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ancora Polizzi che poi sarà surrogato da Matos. Polizzi, altra grande opportunità, eccolo qui Matos, intervento a vuoto di Mulè che aveva rilevato Pellacani, il suo destro forse genera deviazione di Polizzi, la palla sfiora il palo della porta pescarese, si presenta così Matos, siamo al 78esimo minuto nel corso di questa partita, ancora Cisco, serie di fitte, il suo sinistro telefonato, nessun problema per l'estremo difensore biancazzurro, cresce il Perugia, più coraggioso, più intraprendente nel secondo tempo, guardate ora Matos, l'ex fiorentino Udinese Verona in Serie A, elude l'intervento di Pierozzi, il suo destro che viene deviato miracolosamente oltre la traversa da Plissari, è un grandissimo intervento che salva porta il risultato dopo 5 minuti di recupero, 0-0 tra Pescara e Perugia, di fatto un punto guadagnato per i biancazzurri di Silvio Baldini.